Amici ed amiche dell'Alta Informazione, oggi continuiamo con questo spazio che noi abbiamo voluto dedicare come Alta Informazione alle scuole per poter pubblicizzare le loro attività. In particolare parleremo delle scuole Teresin e, di Cali, delle scuole di Calice con Morena Bizzarri, che è la responsabile appunto della scuola. Sentiamo che cosa ci ha detto. Allora, le scuole dell'infanzia che afferiscono al primo circolo didattico di Domodossola, come dicevamo, sono le scuole, la scuola bambini di Terzi, che si trova qua a Domodossola, e la scuola dell'infanzia di Calice. Sono due scuole che dialogano tra loro anche perché appunto appartengono alla medesima istituzione scolastica. E dialogano anche con le altre scuole dell'infanzia del territorio. In queste scuole entrano i bambini che dai 3 ai 6 anni di età. Per la precisione, possono entrare anche quelli cosiddetti anticipatari, cioè coloro che i 3 anni di età li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Quindi i bambini che quest'anno compiono i 3 anni entro il 30 aprile possono già chiedere di entrare alla scuola dell'infanzia. Diciamo che la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e li avvia anche ai principi di cittadinanza. Da quest'anno in modo particolare, perché da quest'anno effettivamente stiamo sviluppando un progetto verticale che coinvolge tanto la scuola dell'infanzia quanto la scuola primaria sulle competenze di cittadinanza attraverso un curriculum verticale di educazione civica. Cioè, in sostanza, l'educazione civica diventa un pochettino lo sfondo integratore dei progetti di continuità che servono per favorire il passaggio dei bambini dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. Tanto, sia la scuola di Calice sia la scuola Terezin funzionano a 40 ore con la possibilità anche di ridurre oppure di ampliare, di ridurre per i bambini che ad esempio non rimangono a mensa, fanno soltanto la parte antimeridiana, la parte del mattino, di ampliare per quelli che invece rimangono anche dopo il pomeriggio per fare la merenda insieme, possono rimanere fino alle 5 del pomeriggio. Poi c'è la possibilità appunto di entrare in anticipo già alle 7 e mezza fondamentalmente, accolti dal personale scolastico. Ecco, questo è quello che ci ha detto Morena Bizzarri. Speriamo che questo spazio dedicato alle scuole sia di vostro gradimento. Ribadiamo che è uno spazio aperto anche a tutti gli altri dirigenti scolastici. Basta che ne fa, noi abbiamo mandato una mail a tutti, ma basta che ne facciano richiesta e gratuitamente diamo la possibilità di poter pubblicizzare la loro scuola. A voi invece il compito di segnalare la scuola, di commentare, di mettere i vostri like, e domani ci rivedremo con un altro video dell'Alta Informazione.